Benvenuti nella video recensione di MotoGP 19. Milestone ci riporta uno dei titoli di punta della simulazione sportiva motociclistica, di cui detiene i diritti da ormai 6 anni. Le novità principali possiamo già assaporarle non appena avviamo il gioco. Infatti abbiamo a disposizione un editor grafico che ci dà la possibilità di personalizzare il nostro personaggio, oltre che nel nome e nei tratti personali, anche a livello di grafiche e livree che compongono il suo abbigliamento da corsa. Possiamo, grazie alle centinaia di adesivi e forme, creare le nostre grafiche personalizzate da applicare al casco, al numero e di conseguenza alla moto e alla nostra tuta. In MotoGP 2019 possiamo rivivere la storia della MotoGP. Infatti, dal menu all'interno della sezione Sfide storiche, possiamo ripercorrere direttamente alcuni momenti leggendari della MotoGP, in sella alle 500 di Valentino Rossi e altri campioni, oppure affrontare le sfide più famose anche di piloti attuali o duelli rimasti nella memoria. Ogni sfida che andremo ad affrontare ci darà la possibilità di sbloccare adesivi da utilizzare nella personalizzazione. I comandi e lo stile di guida sono però non modificabili, ma obbligati da Milestone. Ma veniamo ora alla modalità carriera, vero cuore di questo titolo. In questa modalità possiamo scegliere tra due diverse sfide di gioco, tra carriera standard e carriera pro. Quest'ultimo ci mette davvero alla prova, rendendo la guida molto estrema e richiedendo maggiore precisione in ogni punto della pista, per poter rimanere saldi sulla sella della nostra moto. Nella modalità carriera possiamo anche decidere se partire dalla classe Moto 3 per poi salire in Moto 2 e di conseguenza in MotoGP, oppure partire direttamente dalla classe più alta, dove sicuramente le sfide sono più avvincenti e per nulla scontate. Grazie all'intelligenza artificiale di nuova generazione chiamata Anna Artificial Neural Network Agent, a differenza del vecchio sistema, riesce ad apprendere in modo autonomo il nostro stile di guida, portando quindi gli avversari ad agire non grazie a degli script preimpostati dagli sviluppatori, ma animando il tutto grazie ad input e abitudini che gli insegneremo noi gareggiando. Questo porta MotoGP 2019 a un livello superiore mai visto prima, azzerando quasi totalmente le ripetizioni e le animazioni controllate e i bug conseguenti. Ottimo anche il suono che si percepisce in pista uscire dal motore delle due ruote. Di gran lunga migliore anche il reparto grafico delle ambientazioni che ci circonda e non ultima l'animazione scelta per i nostri piloti, sia in uscita dai box per raggiungere la pista, sia nelle cadute. Ovviamente, se andiamo ad utilizzare i nostri amati piloti già famosi, Milestone ha deciso di inserire nelle loro animazioni i gesti famosi che possiamo osservare nella vita reale. Dalla riflessione di Valentino Rossi che si accuccia davanti alla propria moto all'alzarsi in piedi sulla moto di Marquez mentre percorre la strada per uscire dai box. La guida è stata migliorata sicuramente, dando una sensazione di sfida più ampia e più difficile da gestire. Altra novità è l'introduzione della classe Moto E, un'esperienza eco e sostenibile in sella alle due ruote elettriche, accompagnate da un sound a cui ci stiamo sempre più abituando con tutti i mezzi che circondano ad oggi le nostre strade, che invece di rombare sibilano quasi silenziosamente. In conclusione, MotoGP 2019 porta nelle nostre case un titolo degno del nome che porta, dando ancora una volta una nuova credibilità alla casa di sviluppo milanese Milestone. Per il voto noi abbiamo scelto un 8,5.